Continua il nostro cammino pasquale alla ricerca del volto di Gesù risorto presente in mezzo a noi, alla scoperta di questa misericordia divina su cui vogliamo concentrarci in preparazione al giubileo che inizierà in autunno, perché il volto di Dio è un Dio che si occupa di noi, è un Dio che si china sulle viti per potare, perché portino più frutto. In questa primavera ormai esplosa anche dalle mie parti, vogliamo ancora riflettere su un Vangelo molto particolare che si concentra sull'amore. Un Vangelo un po' difficile perché paradossalmente siamo talmente anestetizzati a questa parola, no? L'amore, tutti sappiamo cos'è l'amore, si parla di amore, si fa l'amore, che ci siamo un po' dimenticati. È curioso come riflettevo in questi giorni anche sui social network, in questo mondo che tanto esalta e enfatizza l'amore, abbiamo appena approvato la possibilità di finire un amore nel giro di 6 mesi, come se l'amore da una parte fosse sempre esaltato, decantato, e dall'altra si ammettesse che non riusciamo a gestirlo, non riusciamo neanche a ottenerlo, non riusciamo a farlo perdurare nel tempo, siamo un po' rassegnati a un amore fragile che, come dire, si esaurisce nell'arco di poco tempo, che non dà delle possibilità a un ampio respiro. Allora mi piace, mi interessa, ci tengo ad approfondire questo tema perché, non so per voi, ma per me l'amore è importante. E Gesù, nel discorso che fa ai suoi discepoli, dice come prima cosa: lasciatevi amare, lasciati amare. Il Dio che Gesù è venuto a raccontare è un Dio innamorato dell'umanità, il Dio che è amore stesso e che ci ama concretamente. Dico questo solo che quando la parola amore entra nel gergo ecclesiastico, ecclesialese, come dire, siamo un po' perplessi, un po' scettici, come se l'amore dei cristiani fosse molto diverso, tutt'altra cosa rispetto all'amore che invece sperimentiamo in una coppia, sperimentiamo in un rapporto di amicizia, nella relazione fra padre e figlio. Non è così. Questo Dio che ha inventato l'amore in tutte le sue forme, in tutte le sue dimensioni, dall'entusiasmo per una cosa fino alla passione travolgente di una coppia, è Dio che l'ha inventata e ci chiede di lasciarci amare da Lui. Dio ci ama senza condizioni. Dio ci ama a prescindere. Come scrivevano alcuni padri della Chiesa, Dio non può che amare, è l'essenza stessa. Dio non può fare diversamente perché Lui è capace solo di amare. Di amare però con libertà. In queste settimane in questi mesi sto scrivendo un libro, un nuovo libro, sapete che produco moltissimo in preparazione del giubileo e mi volentieri a riflettere su cos'è l'amore. Allora, a noi verrebbe da dire: ma sì, se ci ama, però perché tutte queste disgrazie? Perché a me la vita non va bene? Perché io che vorrei tanto amare in realtà mi ritrovo solo? Perché? La scrittura non dà una risposta, non dà risposte semplici. Paradossalmente dice: lasciati amare, ma accorgiti di essere amato non alle tue condizioni. Cioè, fino a quando il tuo cuore non è totalmente libero, sgombro da 1000 attese, da 1000 condizioni, perché noi poniamo continuamente condizioni alla nostra felicità. Fino a quando è così, non riuscirai veramente a sperimentare la misericordia e la tenerezza di Dio. Lasciamoci amare allora, come siamo. Come siamo non vuol dire però che va bene tutto. Lasciarci amare come siamo è la prima condizione indispensabile per poter dire: sì, ma c'è un dopo, sì, ma io posso cambiare, sì, ma Dio mi vede già quel capolavoro che sono. Oggi c'è un po' quest'idea, no? Se Dio è misericordioso e mi ama, beh, allora chi se ne frega, una specie di Babbo Natale innocuo che non devo temere. Certo che non lo devo temere, ci mancherebbe, ma questo Dio innocuo, svaporato, alla fine non mi dice nulla. Come dire, io resto sempre nelle mie posizioni, convinto di sapere tutto, convinto di essere il più furbo dell'universo, oppure il più depresso dell'universo, perché noi abbiamo sempre questi due eccessi. Noi ci sentiamo delle semidivinità o ci sentiamo proprio del fango. Invece il Signore ci aiuta amandoci a tirar fuori il meglio di noi. Tutta la nostra vita diventa questo percorso di illuminazione interiore, da luce a luce, di grazia in grazia, scrive San Paolo. E ecco il secondo passaggio, molto bello, anche un po' inquietante, perché Gesù dice: lasciati amare come?
lasciati amare dimorando nell'amore di Dio e rispettando i comandamenti. Ma come rispettando i comandamenti? Di primo acchito, a me la parola comandamento fa venire in mente l'obbligo, la disciplina, la trasgressione punita se sbagli. Invece l'amore è la fantasia, l'emozione, l'istinto. E Gesù invece riesce a conciliare queste due cose, cioè, come dico sempre, l'osservare il comandamento, l'osservare, come dire, una regola, un suggerimento, un consiglio, vivere in una certa dimensione è la forma dell'amore. Se mio figlio, per esempio, vedesse che io al mattino non lo sveglio, non gli faccio colazione, non lo porto a scuola, non sto attento a lui, gli dicessi, ah, io ti voglio un sacco di bene, però non mi occupo di te, avrebbe giustamente diritto di dubitare del mio bene. Il mio amico che dice, guarda, tu sei una persona straordinaria, è un piacere stare con te, non mi telefono da un anno. Io ho tutti i motivi per dubitare delle sue parole. Quando noi diciamo a una persona che la amiamo e poi non facciamo nulla per far vedere che questo amore è reale, questa persona giustamente ha tutto diritto di dubitare. Cioè, quando Gesù dice, lasciati amare e accogli questo amore, come lo accogli? Fidandoti delle parole che Dio dice. Queste 10 parole, questi comandi che il Signore ci dona. E per non essere ambiguo, Gesù fa un ulteriore passaggio, perché dice che i comandamenti, che da 10 poi ricordate era diventate le 613 mitzvot, i precetti famosi, la legge orale contro cui Gesù si scaglia, e poi era diventato qual è il più grande dei comandamenti, Gesù nel Vangelo di Giovanni arriva a una sintesi definitiva. E qual è allora questa sintesi? È molto bello perché i biblisti fanno notare un'evoluzione. Marco e Matteo, alla famosa domanda qual è il più grande dei comandamenti, dicono un doppio comandamento, no? Ama Dio con tutte le tue forze, cioè meglio che puoi, e ama te stesso e il tuo prossimo, come ami te stesso, quindi dobbiamo un po' accoglierci ed amarci anzitutto. Luca sintetizza, i due comandamenti diventano uno, fa una specie di crasi. Giovanni lo sostituisce. Gesù, cioè, dice ai discepoli, amateli come io vi ho amato. Cioè lui diventa la misura. Quando Gesù ci dice, amate Dio, lasciatevi amare osservando il suo comandamento è imitami nell'amare, imita Gesù nell'amare. Ma ancora di più, ancora più sottile, ancora più ricco, potremmo dire, amami, lasciati amare e ama. Io però non riesco tanto ad amare gli altri. Sono fatto di simpatie e di antipatie, credo come voi tutti, ma io in particolare, ho un brutto carattere, quindi a volte non riesco ad amare gli altri. Ecco perché potremmo dire sono chiamato ad amare gli altri con l'amore con cui Dio mi ama. Dalle mie parti c'è una cosa molto bella che sono le fontane del villaggio. La fontana del villaggio è fatta da diverse vasche, c'è una sorgente d'acqua che viene raccolta, un tubo che versa in una grande vasca in pietra che si riempie fino all'orlo e quando è piena trasborda in un'altra vasca che si riempie, quando è piena trasborda in una terza vasca. Nella prima vasca si abbeveravano le persone, nella seconda vasca le mucche, tornando dal pascolo, e nella terza le donne facevano il bucato. Però mi piace quest'idea, cioè io sono chiamato ad amare trasbordando l'acqua, cioè il mio cuore è talmente pieno dell'amore di Dio, il mio cuore è talmente pieno di questo amore, faccio così tanto esperienza dell'amore di Dio che divento capace di amare anche le persone che all'apparenza non sono molto amabili. Riesco anche ad accogliere me stesso, ad amarmi nonostante i miei difetti, i miei problemi, i miei casini, il mio carattere, perché Dio riempie il mio cuore che tracolma, tracima. Io non so cosa ne pensiate voi, però, certo, iniziare la settimana in questo modo, iniziare la settimana facendo una riflessione così bella che mi mette davanti alla realtà di questo amore di Dio per me, in cui sono chiamato a dimorare, questo amore che colma il mio cuore, questo amore che alla fine della fiera mi permette di vivere un'esistenza di una qualità, di una verità, di un'intensità che altrimenti non potrei, a me mette di buon umore, fa fiorire. Allora l'augurio che vi faccio e che mi faccio in questa settimana è, come dice il Signore, di dimorare in questo amore, di diventare capaci di amare gli altri con quell'amore
con cui il Signore ha colmato la nostra vita. Buona domenica. Amen.